Ehi là, prima di iniziare voglio ricordarti che ci trovi anche su Twitch con diversi giochi, non solo Destiny, e che ogni volta che andiamo live trovi il video con il link in descrizione qui su YouTube. Mi raccomando, passa a farci un saluto e lascia un follow. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il Bastione, fucile a fusione esotico aggiunto con la stagione dell'alba e ottenibile tramite l'apposita quest che inizialmente dovevate prendere nei corridoi del tempo, completando il relativo codice, mentre a partire da martedì 21 gennaio potrete comodamente ritirare da Saint. Detto questo, iniziamo subito col parlare del perk esotico di quest'arma. Infatti questa è in grado di sparare fino a 3 raffiche di slug cinetici. Inoltre, grazie al suo secondo perk, parte del danno che verrà effettuato supererà gli scudi elementali, ovviamente per quanto riguarda il PvE. La particolarità di quest'arma infatti sta proprio nella tipologia di colpi che questa spara. Nonostante il suo caricatore possa contenere solamente 4 colpi, ognuno di questi colpi viene considerato come una raffica, di conseguenza sarà triplo. Inoltre ogni colpo della raffica farà a sua volta un altro danno triplo, aumentando veramente di parecchio il danno di quest'arma. Applicandolo quindi ad un contesto PvP, l'arma si ritrova ad essere un'ottima fusione per quanto riguarda le corte distanze. Tuttavia rimane un fusione e quindi da distanze simili conviene di certo utilizzare un pompa. Nonostante, c'è da dirlo, il suo alto impatto riesce addirittura a shottare una super, dato che ogni colpo della raffica farà un danno triplo di 30. La pecca tuttavia sta nella gittata, che è abbastanza bassa, infatti ad un minimo allungarsi delle distanze il danno si abbasserà drasticamente, rendendo l'arma di gran lunga inferiore all'odiatissimo RNT FR4. Passiamo invece a parlare del PvE, dove l'arma non si trova malissimo per quanto riguarda il DPS. Facendo il nostro solito test di calli siamo riusciti a fare un 230.000 circa, che si distanzia da armi che abbiamo già visto in passato, ma che tuttavia è molto più basso dell'attuale fardello di Zanagi. Anche perché, come ho già detto, la gittata di quest'arma non è per niente alta, di conseguenza in una boss fight come potrebbe essere quella del Giardino della Salvezza, il danno andrebbe a diminuire drasticamente. Per quanto riguarda il PvE, quindi l'arma trova un utilizzo principalmente contro i mini boss e soprattutto per il suo secondo perk, dato che indipendentemente dal tipo di elemento dello scudo, una parte dei danni passerà e di conseguenza sarà più facile infrangere gli scudi nemici. Parlando in generale, l'arma ha un rinculo medio, una ricarica medio-bassa, come ho già detto, un alto impatto e una base agitata, un caricatore di 4 colpi e una velocità di carica di 780, il che lo rende idealmente un fusione a bassa carica. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo. Io vi rimando ad un prossimo video e detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.